Una esplosione di gioia al taglio del nastro, ma non sono mancati ringraziamenti per quanti hanno avuto un ruolo importante nel raggiungimento di questo traguardo e che il sindaco Onofrio Di Cillo ha voluto citare prima di riaprire i cancelli del parco pubblico comunale. Carosino torna a riappropriarsi del suo parco, la villa, quella che per tutti, anche per i paesi limitrofi, è sempre stata la villa di Carosino, torna fruibile dopo una lunga chiusura. Sindaco, lei ha definito questa come più volte come una delle sue più grandi scommesse. L'ha vinta questa scommessa? Assolutamente sì. Stasera è una serata di grande emozione. Credo che sia la scommessa più grossa di questa amministrazione. Stasera finalmente entrando in questo parco possiamo dire di aver vinto questa scommessa. Ha vinto la mia amministrazione, l'hanno vinto i dipendenti comunali, l'abbiamo vinta tutti insieme, ma questa scommessa l'ha vinta soprattutto la comunità di Carosino che oggi si riappropria di una villa che è stata sempre il suo punto di riferimento nelle sere estive. Che cosa prova in questo momento? Provo una grandissima emozione, io insieme a tutta la mia squadra, è una sensazione bellissima. Diamo questo parco veramente in condizioni eccellenti, questo parco finalmente ritorna ad essere il fiore all'occhiello della nostra comunità. Il messaggio ai suoi concittadini per questo parco? Il messaggio è di custodire questo parco, di far finta che questa sia casa loro, ma non di far finta, questa è casa loro e che quindi la devono trattare esattamente come trattano casa loro. Ogni cittadino si deve sentire custode di questo parco pubblico perché è veramente bellissimo.